Dopo i venerdì della Croce, la giornata mondiale della gioventù di Cracovia è il sabato della misericordia. Papa Francesco lo ha iniziato visitando il cuore della devozione alla Divina Misericordia, il santuario ad essa dedicato che sorge alla Gniewki, quartiere a sud di Cracovia, visitato ogni anno da 2 milioni di pellegrini da tutto il mondo. Arrivato al convento della Congregazione delle Suore di Nostra Signora della Misericordia, dove visse e morì Santa Faustina Kowalska, la fragile mistica apostola della Divina Misericordia, il pontefice è entrato nella cappella dove riposa la Santa e si è raccolto in preghiera davanti alla tomba, sormontata dalla prima immagine di Gesù Misericordioso, realizzata su indicazione della Santa per volere di Gesù, che così le apparve la prima volta il 22 febbraio del 1931, chiedendole di apporvi la scritta «Gesù, confido in te». Poi ha firmato il libro d'onore della cappella scrivendo una frase in spagnolo: «Misericordia io voglio e non sacrificio», il monito di Gesù ai farisei, tratto dalla parola del profeta Osea e riportato nel Vangelo di Matteo. Lasciata la cappella, Papa Francesco ha salutato dal terrazzo del santuario i giovani riuniti nel prato delle confessioni. «Non allontaniamoci mai da Gesù», ha detto parlando a braccio, «anche se pensiamo che per i nostri peccati e le nostre mancanze siamo i peggiori, così ci preferisce Lui». Così la sua misericordia si sparge. Approfittiamo di questo giorno per ricevere tutti la misericordia di Gesù. Il pontefice è entrato poi nel santuario attraverso la porta della Divina Misericordia e nel tempio, consacrato nell'agosto del 2002 da Giovanni Paolo II, ha confessato 8 giovani.